Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti sul mio canale. Ovviamente, se non siete iscritti, iscrivetevi perché qua si parla sempre di Lazio. Due video al giorno, uno 8 e mezza 9, l'altro alle 14 e poi se ci sono altre novità, intorno alle 5 facciamo un terzo video. Se invece sei appassionato di calcio in generale, ti consiglio il mio secondo canale, Calcio d'Angolo, dove ogni giorno alle 2 un video sul calcio italiano in generale. Quindi ti puoi tranquillamente iscrivere a tutte e due. Oggi parliamo della situazione infortuni, perché la Lazio sabato gioca contro la Juventus, partita importantissima come tutte le partite. Però dopo i 3 punti pesantissimi contro il Napoli, la Lazio deve continuare perché abbiamo battuto il Napoli, è vero, ma la Lazio era a 0 punti dopo le prime 2 partite e contro la Juventus a Torino bisogna ritrovare quella grinta mostrata una settimana fa ormai e portare a casa punti per muovere ancora di più la classifica. Tanti laziali in giro per le nazionali, tanti punti di domanda, perché la Lazio aveva già ai box 3 calciatori e ieri è arrivata un'altra brutta notizia dalla nazionale. I 3 giocatori ai box che sono rimasti a Formello sono Pellegrini, che avrebbe preso una brutta botta martedì scorso, e due che già da inizio campionato non stavano benissimo, ovvero Pedro e Vecino. Due giocatori che lo scorso anno sono stati molto importanti per Maurizio Sarri, due giocatori che danno sia profondità alla rosa che esperienza al gruppo, e quindi due giocatori importanti. Pedro in particolare è un giocatore, secondo me, chiave per questa Lazio, perché è uno che nelle partite importanti ha sempre fatto la giocata decisiva. Magari non è più brillante come 2 o 3 anni fa, ma l'esperienza di Pedro per un gruppo che si è abbastanza ringiovanito è fondamentale. Basta vedere le performance dello spagnolo nei derby, sempre decisivo. Vuoi non vuoi, sempre decisivo. Ecco, Pedro ieri sera è tornato ad allenarsi dopo una settimana dove, secondo la stampa, si è gestito, ma insomma, Pedro è praticamente dall'inizio del ritiro che è alle prese con un problema al polpaccio, e è un problema da monitorare perché il polpaccio è una brutta bestia, un muscolo molto corto e quindi che dà difficoltà, da cui è difficile guarire. E quindi bisogna monitorare Pedro perché ovviamente là davanti la Lazio senza Pedro perde tante opzioni. Lo spagnolo è importante soprattutto in una partita come la Juventus, soprattutto visto che dalla nazionale non sono arrivate buone notizie, perché Zaccagni si è allenato a parte, avrebbe un piccolo problema muscolare e quindi capite che contro la Juve la Lazio rischia di avere solo Felipe Anderson e Isaksen a disposizione se Pedro e Zaccagni fossero fuori. Ecco, Pedro ha ripreso ad allenarsi, Zaccagni si sta allenando a parte con la nazionale e quindi è in forse non solo per la partita della nazionale ma anche e soprattutto per sabato prossimo, e quindi il recupero di Pedro è importante per avere opzioni là davanti per Maurizio Sarri. Sarri sappiamo che stima moltissimo Pedro e secondo me potrebbe essere una partita importante nella prossima partita contro la Juventus. Ma Pedro non era l'unico giocatore fuori, abbiamo parlato anche di Matias Vecino, Vecino che è un po' sceso nelle gerarchie della Lazio quest'anno, sceso anche perché non è mai stato al 100% dal punto di vista fisico. Inizio campionato è partito, ma non ha fatto benissimo e nell'ultima partita contro Napoli non è entrato in campo, sia perché Sarri ha optato per Guendouzi, sia perché Vecino non stava bene fisicamente. Ed è stato un cambiamento, se ci pensate, importantissimo, perché solo l'anno scorso a Napoli Vecino partì titolare e non solo segnò, ma fece una delle sue migliori partite. Ecco, Vecino è un giocatore importantissimo per la Lazio, perché dà, come Pedro, esperienza, ma a differenza di Pedro, lui può essere veramente un jolly a centrocampo. Può giocare all'interno di centrocampo, che è il suo ruolo, ma può anche fare il play davanti alla difesa, come ha fatto più volte lo scorso anno. Ecco, recuperare Vecino, secondo me, è importante per due motivi. Uno, perché è un jolly, ti può dare flessibilità a centrocampo. Due, per esperienza. La settimana prossima si torna in Champions, avere un giocatore come Vecino a disposizione è sicuramente un vantaggio, oltre al fatto che sabato si gioca contro la Juventus, immagino che Sarri possa pensare a fare un po' di turnover, avere Vecino a disposizione è sicuramente un vantaggio importante. E quindi al momento c'è il dubbio Zaccagni, c'è il dubbio Pellegrini, mentre abbiamo recuperato i due esperti della rosa. Si gioca fra qualche giorno, vediamo chi rientrerà
acciaccato dalla nazionale. Purtroppo sappiamo, la nazionale a questo punto è un problema perché rischi di trovarti giocatori affaticati, però insomma la buona notizia è recuperare Pedro e Vesino per la partita contro la Juventus. Tu che ne dici? Scrivi un commento qua sotto e noi ci ritroviamo domani con un altro video. Grazie.